Ciao Giorgio, allora oggi ci troviamo con una sorpresa. Ciao per noi. Ciao anche a te. Con una sorpresa per noi, prima di tutto. So che hai qualcosa in canna da sparare come sempre, quindi chi ci segue chiaramente ormai, beh, diciamo così, forse l'abbiamo ben abituati, almeno a me da alcuni. Vedo che ci seguono con notevole interesse. Sì, sì, questo tutto mi fa molto quello piacere. Che noi diciamo, beh, io, che è assolutamente vero, lo ripeto, è sicuramente roba di interesse per chi ovviamente ragiona. Sì, per sì. Quelli che non ragionano, li lasciamo alle sacre benedizioni e sì, sì, alle preghiere, sì, elevate alla sacra sindone. Esattamente, sì, sì, esattamente, le preghiere, sì, sì, anche. No, no, ma io infatti ti volevo dire, allora, io ho sempre detto, ripeto un'altra volta, che se c'è gente, altri che vorrebbero intervenire, basta, se metti in contatto con noi, intervengono, cioè nel senso, ma qualcuno pensa, ma sempre voi due, no, noi siamo qui anche per la spazio di tutti voi, anzi magari interveniste anche voi con delle cose, con delle denunce, eccetera, eccetera, però c'è un fatto nuovo, diciamo che questa specie, insomma, Alba Mediterranea, o meglio, Accademia della Libertà, ha travalicato i confini e quindi siamo andati fino in Spagna, perché dalla Spagna ci ha scritto... E Spagna è incantatora! Esatto, ci ha scritto una suora di Siviglia, Suor Consuelo si chiama, che ha mandato una lettera, se vogliamo, ha messo il mio canale. Per caso è sorella del famoso barbiere? Ah, ecco, questo devo dirglielo, perché... Può anche darsi che sia sorella di un barbiere, ecco qua, qui adesso dico alla sorella cosa ci dice, ma scritto in spagnolo, io te lo leggo così, e dice: Buenos días, me llamo Consuela, sono una monaca cappuccina del convento de Santa Rosalía de Sevilla in Spagna. Dice buongiorno, mi chiamo Consuelo, sono una monaca cappuccina di... Sì, sì, lo sanno tutti, lo sanno tutti. Vabbè. È uno spagnolo molto maccheronico. Beh, no, a me dice così, beh, non lo so, ma che, beh, insomma, lei comunque dice che non parla bene italiano, ma che ci sei, dice: Querido Ubaldo, le pido disculpa se non scrivo in italiano, io lo intendo perfettamente, però non so scriverlo bene, niente. Poi dice, sì, perché noi lo spagnolo parlato lo capiamo completamente, sì, come sì, se ma fosse italiano. Poi dice, sto sicuro che a ti... di studiarlo. Infatti, sto sicuro che a ti notte sera difficile intenderme, però sto obbligata a scriverti in mio idioma. Dos semana atrás sopra segnalazione una hermana italiana, in pece, a seguir tu bella entrevista con il signor Vitali. De verdad que son muy interesantes y muy bonitas. Però, querido Ubaldo, in todo eso hay algo que no ha encaja y eso eres tú. Insomma, dice, qui sono più di cosa dice. Tu sei. No, però, guarda, vabbè, lo so. Beh, dice, una verdadera lastima. Usted con su doble sentido... Ah, usted con su doble sentido, che significa sottinteso, el cordón. Sì, sentito, doble sentito, sottinteso. Añade una volgarità innecessaria che arriesga a poner mala luce un hombre tan sabio come il signor Giorgio Romano Vitale, perché è un hombre che mi ricorda tiempo precioso en lo quale la cultura, il sapere, la significato della vita e una verdadera passion per il sapere e il progredire. Caccia, qui mi fa un cicchetto. Muchas gracias. No, qui mi fanno un cicchetto. Dice che io poi con i doppi sensi, cioè ti porto sulla brutta strada, quando capito qua. Con i doppi sensi mi porti sulla cattiva, ma io invece sono sulla retta stria. No, beh, lei dice così, cioè insomma mi ha cicchettato sta suora qua. E dice, il signor Giorgio rappresenta per me il tipico ombre italiano. Il signor Jorge. Sì, rappresenta per me il tipico uomo italiano orgoglioso di sua storia e sua grandezza passata. Ui, però, sei orgoglioso della tua storia e della tua grandezza passata. Beh, io tengo alcune divergenze di carattere religioso. Però condivido molto dello che trattasi tu e il signor Giorgio. Poi dice, insomma, dice che anche se ha divergenze religiose, per forza, scusa, lei non può essere d'accordo con te, ma è normale, sì, ma anche con me. Condivide la nostra buona fede. Esatto, sì.
Poi dice la nostra buona fe. Sì, esatto. Poi dice también tengo que decir que esa toma de posición anticlerical de Giorgio presa di posizione anticlericale, d'accordo? Non è in carica con la verità, cioè nel senso che non va in contatto con la verità, insomma. Dice la Iglesia è sta hecha dei pecadores. Dice che anche la Chiesa c'è sul peccatore, dice, no? Beh, per forza, a furia di cordonate, ovviamente, insomma, beh, ha ragione la suora. Ma mi sembra una suora molto saggia, molto simpatica questa suora Consuelo qua. Dice, hai che rezar po ellos sin generalizar. E dice, però dice, non vuole generalizzare, dice, vabbè, capito. A parte eso, devo dirti, Ubaldo, che comparto la luce per la verità storica, i morali e i suoi muy poquitos lo che oio en día lo haces. E escucharos me colma de gracia e el espíritu. Grazie a ti e a Giorgio. Poi dice, quiere informarti... Gracias, muchas gracias. Sí, quiere informarti che il tempo aquí... Mi cre grida. Muchas gracias a usted, mi querida. Poi dice lei, quiere informarti che il tempo aquí e nel convento non si impone obbligazione, però io con un'altra hermana seguiremo veros. Cioè dice che anche nel il tempo che lì, diciamo, ci sono piacere di essere seguiti nei commenti. Sì, però dice lei che con altre suore ci seguono, insomma, ecco, questo mi fa piacere. Altre sorelle, altre hermanas. Poi dice, os ruego entonces de hablar un poquito mejor para que todos puedan prestarvi más atención. Dice, poi dice di parlare, insomma. Muchas gracias. Poi dice, si no soy os clientes, io rezo igual para vosotros, e che Dios os bendiga, porque Dios è de todos. Poi dice, beh, anche se siete credenti, faccio io prego comunque per voi, perché dice Dio per tutti. Non solo di coloro che. Ecco, questa suora qui, poi dice ancora, con mucho cariño, hermana Consuelo. Poi attenzione, lei fa un post-scriptum, dice, spero che vostra charla lleguen esponente della Iglesia, cioè dice curas, monache, cardinales, perché tiene ragione, nosotros come clero tenemos que hacer más. Cioè lei fa un appello anche lei, vedi, che ha capito ai preti, cioè di intervenire. Ma vedi, loro, vedi che loro non siamo gli unici. Si ritengono clero, ma non lo sono. Sì, no, vedi che non siamo gli unici a dire che in che punto, perché lei ci ha capito quello che abbiamo detto, capito? Lei ha capito che noi ci rivolgiamo a clero. Ha capito perfettamente. No, certo, perché scusa. Ma l'ho detto prima. No, scusami, questa lettera qua, guarda, di questa suora che è veramente per me è una sorpresa, perché le altre suore mi hanno scritto così. Sempre la sorpresa nella vita. No, anche lei bastona i fratazioni che tu dici che stanno nei conventi, che non fanno nulla. È naturale, perché c'ha ragione. Ti ricordi, durante la rivoluzione francese, con tutti i problemi che c'erano, da che parte stava il clero? Con chi era il clero? Ma di peggio. Di peggio, costringendo poi al sacrificio moltissime suore che non c'entravano niente. Appunto, vedi? Come il famoso dramma, le cose delle carmelitane, no? Il famoso dramma di Claudel, mi pare, fosse. Un noto autore cattolico. Sì. I dialoghi delle carmelitane. Hai capito, no? Di cui io vidi con molto piacere una rappresentazione a Roma negli anni 50, nel 51-52, perché poi con una grande Aveninchi, guarda, mi ricordo anche l'attrice principale Aveninchi, questo è molto bello, mi sei ricordato, che poi faceva moltissimi film nel cinema nazional popolare, no? Ma infatti tu vuoi dire assieme a Totò, Peppino De Filippo, eccetera. La e cosa che era i dialoghi delle carmelitane, che furono tutte condannate assieme, né più né meno, e la fine che hanno fatto ad esempio tantissimi preti di basso rango durante la rivoluzione spagnola, ad esempio dei fratelli ne hanno fatti fuori un eredio, beatificati qualche anno fa per colpa dell'alto clero, perché il discorso è sempre lo stesso. Esatto, rapporti sociali, non vorrei passare per marxista, marxismo da questo punto di vista ha centrato il problema. Esistono rapporti sociali anche all'interno della Chiesa. Sì, ma io ti volevo dire, io ho apprezzato
Cioè, in modo anche, diciamo, sottile e delicato, anche leggermente ironico, come ha scritto questa suora, quando fa riferimento a Cordone, dice che poi accentuo troppo, quindi ti porto sulla cattiva strada, cioè lei accusa me di molestare te, perché lei vede in te un uomo, diciamo, tipo rinascimentale, cioè della cultura, cioè, e quindi, capito, mi ha bacchettato perché dice tu, cioè, fai troppi doppi sensi, ma in realtà non è che facciamo doppi sensi, cioè il fatto che il frate è lì, cioè, dire, il... c'è il trasporto che c'è, voglio dire, quindi luce il frate, noi lo diciamo noi, capito? Però a parte questo, alla fine ha bacchettato i confratelli che sono nascosti nei conventi, nelle chiese, cioè il potere dell'alto clero, senza riferimenti specifici alla suora. Noi diremo in spagnolo besame mucho el cordón. Senza nessun riferimento esplicito. No. Va bene così. No, dico qui, guarda, io sto pensando al nostro amico che se ci sente. No, qui doveva esserci anche Giuseppe ed Elia, li avrei avuto qui con noi stasera. E vabbè, ci sentiranno. Beh, spero di sì. Va bene, io immagino allora... Elia che... Per espiare quello che noi diciamo adesso con un cilicio si sta battendo molto in comune. A proposito di Elia, voglio dire che dobbiamo essere tutti vicini ad Elia, dico tutto quello che conoscono. Sì. Elia Menta, no, questo va detto seriamente, io lo ripeto ancora perché è comunque un grande amico. Per me, penso come tutti noi di Accademia di Libertà, è una bella persona, insomma, possiamo stare poi, però speriamo che... Quello che sia successo, quelle persecuzioni che sta subendo, quei maniaci di merda, di animali vigliacchi che gli fanno delle cose, insomma. Ma gli animali sono persone intelligenti. Ti dico solo che è un paese serio, una persona che fa quelle cose che sta subendo Elia, e non solo Elia sta subendo, sarebbero in galera come minimo l'ergastolo un secondo dopo che l'hanno fatto. Invece si rischia il contrario, questo è il punto. Va bene, allora caro Giorgio, introduci un po'. Quello, visto prima un libro di Franzinelli. Allora, sì, fallo rivolgere ancora, ma poi lo diciamo subito. Sì. Intanto facciamo una prima considerazione. Sì. Come e in che modo è nato il fascismo negli anni 20? C'è una bella riflessione di Giuseppe Prezzolini, il quale conosceva i suoi polli, il quale fece questa piccola, banalissima riflessione. Dice, all'origine del fascismo ci sono, per la prima volta nella storia d'Italia, c'è la presenza degli ufficiali di complemento, perché prima non c'erano. È vero. Fino agli ultimi conflitti, che sono stati conflitti di fine 800, sono stati conflitti in Africa, non esistevano ufficiali di complemento. Sì. Gli ufficiali di complemento sono nati con la leva di massa determinata da questa terrificante esperienza che è stata la Prima Guerra Mondiale, sulla quale potremo anche parlare in un secondo tempo. Questi ufficiali di complemento, in realtà, chi erano? Erano coloro che facevano parte della piccola e piccolissima borghesia locale, cioè provinciale. Quindi erano i primi diplomati della storia italiana, i primi diplomati che si affacciavano alla storia del paese, perché prima la scolarizzazione era stata pressoché nulla. E chi era scolarizzato era gente che sicuramente faceva parte integrante della classe dirigente. Esatto. Ora, che cosa è successo? Tutti questi ufficiali che anche per atti di eroismo erano stati decorati e avevano anche aumentato di grado, ritornati in Italia, parlo in Italia perché il fronte su cui loro avevano combattuto era sì Italia, ma era una cosa a parte, era una cosa a te, come se fossero andati a combattere all'estero, è la stessa cosa. Tornati in Italia, questi si trovarono completamente sbandati, si trovavano senza possibilità di lavoro, né più né meno la situazione di oggi. Le vecchie classi dirigenti, aggruppate ancora nelle loro organizzazioni, che sono le stesse di oggi, attenzione, aggruppati nelle loro stesse organizzazioni,
che sono le stesse di oggi, impedivano a questi giovani diplomati di trovare un posto di lavoro, né più né meno che oggi. Sì, uguale ad oggi, sì, sì, tale quale, sì, sì, è vero. Erano per lo più diplomati, attenzione, diplomati, ragionieri e geometri. Beh, diciamo che praticamente quello che succede spesso nelle crisi che sono seguite da dopo, è che abbiamo sempre la situazione analoga. Esatto, i licei scientifici non esistevano, perché il liceo scientifico è stato creato da Giovanni Gentile, con la sua fondamentale riforma della scuola. Sì, quindi esistevano i licei classici. I licei classici erano frequentati, per vecchia, antichissima tradizione, dalle autentiche classi dirigenti, che fossero dirigenti del denaro o dirigenti dell'imprenditoria, o perché facevano parte ancora di quelle tradizioni aristocratiche che in Italia erano ancora molto forti e potenti alla grande, no? Conti, marchesi, principi, principotti e quant'altro, eredi di dinastie che erano tutte le dinastie che avevano, come dire, popolato la politica italiana, la politica di tanti paesi, tanti piccoli centri che poi erano diventati capitali di stati e quant'altro. Allora, questi frequentavano il liceo classico. Tutti gli altri, come dicevo, erano diplomati, avevano un diploma. Oppure diploma di maestro, come Benito Mussolini, come Rino Alessi, questi qui, no? Che erano i più intellettuali, diciamolo, rispetto agli altri. Soprattutto, poi l'abbiamo già detto una volta, ma dovremmo ripeterlo perché ho l'impressione che quella registrazione sia andata perduta, laddove appunto Rino Alessi, mio concittadino... Ma tu l'hai registrata quella lì, maestro? Tu l'hai data appunto a... Io l'ho registrato, ma non è venuto nemmeno quello. Neanche a me è venuta. No, è partita proprio quella, no? La possiamo ribadire qui, non c'è problema. Ma certo, riprendiamo con calma il discorso. L'importante è adesso ricordare che Mussolini faceva parte di quella elite intellettuale, esatto, che oggi sarebbe l'elite delle migliori università nazionali, internazionali, anche europee, sì, oppure la normale di Pisa. Ecco, questi sono i punti. Perché sì, la normale di Forlì, di Forlimpopoli, che era retta da Vilfredo Carducci, fratello di Gesù Carducci, era quanto di meglio la cultura poteva fornire, al cittadino. No, Giorgio, scusami, una parentesi breve. Io vorrei riferirmi a quei signori che dicono che Mussolini era incolto, rozzo. No, io mi domando... Ma sono degli imbecilli, non sanno niente, sono degli ignoranti. No, guarda, io indico un libro, uno solo, per capire l'alto tasso culturale di Mussolini. Uno, quello che ha scritto con De Begnac, no? Certo. Parlo con lui. Certo. E quell'altro, sì, basta leggere, no, l'altro, che è reperibile. No, dialoghi di Mussolini, o non, sì, titolo così. O parlo con lui, cosa del genere. È stato pubblicato da Murcia. No, da Murcia, è stato ripreso dopo, dal Mulino di Bologna addirittura, con prefazione di Felice. Dal Mulino, scusa. Con dal Mulino, prefazione, no, di Felice. Ecco, con prefazione, sì, De Felice, sì, tra l'altro, anche, se, la prefazione Felice, anche se in quel contesto lì la prefazione De Felice non mi piacque molto, cioè, sì, anche perché, sì, la fece, sai com'è, c'era il Mulino, l'antifascismo, quindi De Felice fu un po', però tra le righe faceva liberale, capire molte cose. Liberale. Esatto, ma basta anche leggersi. Liberale di stampo occidentalista. Esattamente, ma basta anche leggersi. Mussolini si confessa di Gorghi Zaccarie che quando parla, certo, di cultura ci sono dei fatti che il medico curante di Mussolini, cioè Gorghi Zaccarie, rimane sbalordito dall'alto cultura, che poi era tedesco, non aveva nessuna sostanza nei confronti. No, era tedesco, era un medico, ma aveva un alto cultura umanista come tutti i bravi medici tedeschi. Esattamente, perché era un medico della medicina naturale. Esatto. E non era un medico asservito agli interessi di lor signori. No. È molto differenza. Importante. Caspita, molto come importante. No. Quindi questo per rispondere a chi ancora pensa certe cavolate. Ma questo, quello che a noi interessa oggi, e poi lo vedrai perché, è denunciare l'imbecillità dei cretini. Purtroppo. Perché che Mussolini fosse Mussolini lo sanno anche i cani, lo sanno anche oggi, lo sanno tutti, no? Mm. Allora,
che Mussolini avesse una cultura superiore anche di carattere scolastico, perché questa è la cosa importante. Certo. Mentre personaggi chiaramente fuori delle righe, e te ne dico tre, Malaparte, Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, sì, erano autentici autodidatti. Ma e si vantavano di esserlo. Ardengosofici. Ardengosofici. Sì, ardengosofici pure, che non lo sapevo. Ma beati loro, capita. Aldo Palazzeschi, i grandi del primo Novecento. E Barnacchini com'era? No, Barnacchini era un uomo di alta cultura, era. Era genero di Papini. Di Papini, e padre di quella bellissima donna che è stata, tutt'oggi fa ancora l'attrice, Ilaria Occhini, che aveva prestato a suo tempo il suo profilo per fare la figura dell'Italia, il profilo dell'Italia, che era un profilo perfetto, toscano proprio nel principio, quindi proprio italianissimo. Della toscanità, diciamo così, brunelleschiana, ecco, direi proprio brunelleschiana. Beh, insomma, ci siamo descrizioni per fare il profilo dell'Italia nella moneta da 500 lire d'argento. Molto bello. Questo non lo sapevo proprio, questa è una notizia che so adesso, anzi ti ringrazio per me l'ha detta, come penso anche molti amici che ci sentono e ci ascolteranno dopo, ti ringraziano lo stesso, era solo per questo. Barnacchini, il nome era Barna perché gli avevano, era un soprannome di Toscana, i soprannomi vanno alla grande, Barnacchini, autore e giornalista, che soprattutto fu autore di una bellissima rivista, pubblicata dall'editore Volpe negli anni 60, inizio anni 60, fine anni 50, che si chiamava Totalità, con delle bellissime xilografie di un grande xilografo, artista xilografo, morto una ventina d'anni fa, di cui al momento disgraziatamente non ricordo il nome. Comunque credo di aver detto quello che dovevo dire. Allora, certo, ripeto, Mussolini, al contrario di tutti questi, compreso anche Malaparte, era anche istituzionalmente acculturato, va bene così? Esatto, sì, poteva non esserlo, ma lo era. E come? È chiaro? Certo. Equivaleva a quel livello di studi, ripeto, alla Normale di Pisa, università potenziata dal fascismo, potenziata da Giovanni Gentile, che ebbe dei grandissimi professori, e università che una persona di mediocrissima intelligenza come Massimo D'Alema non è riuscito a superare, per cui un buon momento ha dovuto abbandonare. Per forza, ma come fa D'Alema? Ma scusa, come fa un D'Alema andare alla Normale di Pisa? Dai, ma adesso scusa, io non voglio offendere nessuno, però dai. Cioè, allora, io per esempio, parlo di me stesso, io conosco i miei limiti, ma ho voglia, cioè non mi pongo limiti, però so che ci sono dei limiti, insomma. Ma dico, io mi domando, ma che farti non a caso, come viene chiamato D'Alema? Viene chiamato il Normale di Pisa. Non a caso, no? No, ma dai, la Normale di Pisa no, è l'unica, diciamo, no, è una delle queste pochine. Cose vanno dette. Sì, scusami, cioè, la Normale di Pisa. Nelle nostre chiacchierate queste cose le dette, dobbiamo dire, perché ma noi certo, ci rivolgiamo a una popolazione di amici i quali devono essere messi a conoscenza di questi aspetti della vita nazionale. Ma certamente, ma infatti ti sto dicendo, la Normale di Pisa è una delle pochissime, ma veramente rarissime istituzioni che si salvano in Italia, perché in Italia adesso persino le accademie militari. Ma all'estero non ce ne sono pari, Ma infatti, non ce ne sono. Sto dicendo. All'estero, attenzione, è la scuola francese che è una scuola molto selettiva. Certo. Poi io non conosco. Poi ci sono le scuole selettive. Certo, certo. La scuola di base inglese è molto selettiva. Sì, sì, ma però infatti, come la Normale di Pisa, c'è non poco esiste, nel mondo. Ma è vero, mi hai fatto dicendo, è una delle pochissime istituzioni che in Italia ci fanno un grande onore. Perché purtroppo, stavo dicendo, in Italia adesso nemmeno le accademie militari, navali, aeronautiche e la marina, purtroppo, sì, no, non preparano più dei comandanti, preparano degli impiegati, hai capito che vuol dire? Cioè, certo, siamo arrivati a questo punto qua. È verissimo,
prendi l'impiegato. Hai detto una grandissima verità. Uno doveva fare il militare e ti fa la cartellina. Ma ti rendi conto che mentalità bastarda siamo arrivati o no? Ma ti rendi conto? Ma tu vabbè, guardi, c'era no, anche... Abbiamo perso la seconda guerra mondiale per questa ragione. Infatti, no? infatti. Ecco, li conosciamo era, questi personaggi. È una delle ragioni, non è solo questa, è una delle gravissime ragioni. Va bene, vai avanti. Allora, proseguiamo in questo discorso. Mm. Allora, siccome, attenzione, perché qui io mi sto inoltrando in una analisi di carattere sociologico che a mio avviso è molto importante. Allora, questi ufficiali, che erano ufficiali di rango inferiore, che andava da tenente, da sottotenente, tenente, capitano, insomma, massimo maggiore, erano stati messi nell'esercito, perché prima non c'erano, dicevo, erano ufficiali di complemento, e lì si sono fatte le ossa. Ma si sono fatte le ossa in che modo? Comandando piccole unità. Quindi loro sapevano comandare delle squadre, che esatto, poi molto spesso erano anche squadre di arditi, ma questo è un discorso complementare. Comandavano delle squadre. Ecco da dove viene il termine squadristi, perché lo squadrismo è costituito da piccoli nuclei di persone, perché chi li comandava, eccoli qua, erano persone abituate a comandare piccoli gruppi. Bello. Guarda che questa considerazione che ti sto facendo io è molto importante. Diavolo, altro che se lo è. Perché spiega tutta l'evoluzione del fascismo, anche nel fascismo istituzione, non entro nel merito perché dobbiamo dire altre cose, spiega le ragioni e l'origine ad esempio delle Brigate Nere, perché le Brigate Nere nascono da quel tipo di ambiente, che erano sempre comunque piccoli nuclei, strutturati per province, strutturati nell'ambito delle federazioni provinciali del partito, però erano comunque piccoli nuclei, perché erano comandati da persone le quali anche per questione di cultura personale, individuale, più che comandare qualche squadra non riuscivano a fare, che non è facile mettere assieme oltre a una compagnia, un battaglione, no? O una divisione, no? Bisogna che sei un ufficiale. E questa è la prima considerazione che voglio fare. La seconda considerazione riguarda un altro aspetto che è molto importante. Leggerò due articoli, sì, prendendoli da due riviste diverse, che sono tutti e due estremamente interessanti. Questo sono tutti e due del 1994. Questo è l'Italia settimanale del 1994. Sì. C'è un articolo di un bel giornalista che ritengo che sia morto. Si chiamava? Che si chiamava Saverio Vertone. Ah, penso di sì. Lo conosco. Non so se è vinto, penso di no. È stato un momento che questo qui si è espresso in maniera molto adeguata. Io vorrei leggere la questione, questo articolo del 94, che è predittivo. Fa capire come stanno le situazioni in Italia e fa capire anche che 20 anni dopo le cose sono rimaste uguali. Ecco perché l'Italia è un paese completamente statico, privo di evoluzione sia politica che sociale. Purtroppo sì. È rimasto indietro da incoscienza nazionale. Bella quell'articolo, il titolo dice tutto. Guarda che Saverio Vertone viene dalla sinistra, Sì, sì, lo so, ma di sinistra lo so già. Allora, si dà il caso che la nazione sia un carattere profondo della storia europea. Anzi, è la vera invenzione politica, istituzionale e culturale dell'Europa moderna e dunque della sua democrazia. Almeno quanto lo è la polis per la Grecia classica e per la sua versione delle libertà individuali e collettive. In Europa la democrazia si è sviluppata a partire dal 500 su due cardini simmetrici dell'individuo e dello Stato. Perfetto. Destinati a contrapporsi e a integrarsi nella collettività nazionale.
sono tre abbreviazioni che ci sono mancate. Senza dubbio, tanto la singolarità dell'individuo quanto la compagine dello Stato sono dati superabili, ma per superarli bisogna averli avuti. Machiavelli ha capito che noi eravamo destinati a rimanere sulla soglia dell'uno e dell'altro se non avessimo saputo dare al principio comunitario la dimensione che stava assumendo in Europa. Eccezionale, è vero. Se tu non fai questa grande trasformazione, magari l'Italia è in anticipo, ma quella trasformazione lì non l'ha fatta, noi siamo stati sempre in anticipo. Il Rinascimento è stato l'anticipo degli anticipi. I comuni, l'Italia dei comuni è stato l'anticipo della cultura borghese, perché la borghesia è nata in Italia con i comuni. Il potere della borghesia, della grande borghesia, della piccola borghesia, il potere finanziario è nato nei comuni, è inutile che... No, non neghiamo, i grandi finanzieri sono stati sempre italiani, quelli che hanno insegnato a tutti, compreso gli ebrei, come si fa la finanza, sono stati italiani. Scusa. Fiorentini, genovesi, lucchesi. Esatto, ma state a Londra, a Londra c'è via dei Lombardi, per esempio. È naturale. Che li banchieri, sì, è vero. Allora, dove sono nati però? Sono all'interno dei comuni. Esattamente. È l'interno dei comuni che si è sviluppata quella borghesia. Allora produce la borghesia più elevata al mondo, si può dire, nelle migliori. È naturale. È la più elevata al mondo. È naturale. È naturale. Non abbiamo saputo e siamo rimasti sulla soglia. Ma siccome abbiamo capito Machiavelli a rovescio, abbiamo aggirato la modernità grazie al machiavellismo, riuscendo a produrre una serie di mostri di ircocervi che oggi tendiamo a definire levantini e che sono invece solo italiani, come l'individualismo senza coscienza individuale. Bellissimo, caspita, è precisa parola qua. Di individualismo senza coscienza individuale. No, guarda, è un quadro chiaro questo di Vertone. Oh, il nazionalismo, il Corriere, quindi era uno che sapeva cosa diceva. Il nazionalismo senza coscienza nazionale, l'astuzia senza intelligenza, il liberismo senza mercato, il mercato senza concorrenza, la concorrenza senza competizione, la competizione senza meriti, i meriti senza rischio e il rischio senza pericolo. Bello questa è una cosa che definizione fantastica che ha dato, guarda, ma ha proprio fatto una radiografia dello spirito decadente italiota. È naturale. Ha fatto una radiografia, no, queste cose. Io dico la verità, Vertone lo scrive su Quello della Sera, gli articoli guardano sempre, e infatti non mi meravigliai quando Veneziano lo chiamò a metà settimana, lui accettò, sì. Perché comunque lui, anche se di sinistra, ma poi non era a sinistra, comunque lui aveva uno spirito... Sì, ma era una persona che ragionava di grande... Guarda che io ti dico la verità, a sinistra, lo devo dire, ho trovato più gente ragionevole di certi di destra, questo almeno personalmente. Sì, ma non se ne parla proprio, parliamo proprio. Appunto, ma ne parliamo proprio. Andiamo avanti. Sempre nello stesso anno il Borghese pubblicò anche qui. È la solita Repubblica. Di chi è l'autore? Chi è l'autore? Scusa, indovina? Indovina? Sergio Romano. Oh! Guarda te! Guai, è l'amico Sergio. L'amico Sergio Romano che va a farsi la barba dal mio barbiere, amico di Milano, insieme all'amico Sella, che conosco io. Che va lì a farsi la barba luglio, e si sfoga 19... E si sfoga perché non può fare il giornale. Certo, come si fa sempre dai barbieri. Una volta c'erano i barbieri e i preti, sì. Adesso non ci sono più i preti. La differenza è che sono rimasti i barbieri. No, la differenza è che andavano i preti e i frati anche loro, no? Però voglio dire, i barbieri invece, sai, che con il rasoio ti facevano confessare. Comunque i preti riferivano, mentre i barbieri non avevano ragione di riferire, no. Al massimo riferivano a quelli che stavano lì, ai clienti. Io poi racconterò una storia di un barbiere
che io una volta frequentavo e che era un barbiere dei carabinieri. Era stato barbiere dei carabinieri e troppe me ne raccontava. E poi mi presentava lì. Questi carabinieri, soprattutto quelli che, che erano infiltrati. Guarda, i barbieri. Andiamo avanti. Bene, avanti, dopo ti dico, va avanti. No, ma lo diciamo sempre, sì. Il ricordo di quella suorina di Siviglia. Sì, sempre. È fantastica Suor Consuelo. Io adesso veramente mi ha scritto solo, vabbè, comunque è per me una bella sorpresa questa. È un orgoglio per la libertà che abbiamo sfondato le porte del convento, almeno questo diciamo, no? Che cavolo, scusa. A meno che non ci siano le soli madre badesse che dicono dovete passare prima di tutto sul nostro corpo. I menestrelli devono bussare per entrare, tirare la corda, i menestrelli. Invece noi no, si aprono le porte e basta, e questa è la differenza, capito? Allora, senti cosa scrive Sergio Romano. Allora, a me, ti ripeto, a me fa piacere poter leggere queste cose. Anche che lo dici? I nostri amici capiscono che noi, cioè la dimensione storica ce l'hai qui. Sì. Io, vedendo la televisione, dove fanno parlare i più grandi teste di cazzo di questo mondo, che partono idiozie dalla mattina alla sera. Lascia perdere. Ci fosse uno che porta un giornale come facciamo noi, Machi, e citasse quello che c'era scritto. Ma è anche per idea. Te lo devi dimenticare. Allora andiamo avanti. Come dice il sottotitolo, ministri che rispondono ai partiti e giudici che non intendono ridurre il loro potere. È del 94. È del 1994. Sai una cosa? Questo articolo bisognerebbe rimandarglielo a Sergio Romano per fargli un po' di memoria. Gli farebbe bene. Lasciamo stare. Sì, a volte le conosciamo, ma sappiamo anche questo. Se abbiamo tempo parleremo anche di questo. Noi siamo documentati. Ma certamente. Questo è il catalogo. Questo è il catalogo scomparso. Sono 24 ore. Oh, come è scomparso? Hanno fatto scomparire il catalogo Einaudi, no? Dove erano pubblicate tutte opere fasciste. Perché Einaudi è l'editore antifascista. Infatti, da qui c'è scritto tutto. Bello. Se capita dopo lo leggeremo perché è veramente importante. Certamente, dobbiamo farlo. Parla di Romano adesso. Ai nostri amici. Te lo suono io il flauto. Capito? Ma rivolta a chi? Ai nostri amici, ho capito. Suoniamo il flauto. Sì. Allora, leggiamo cosa scrive l'ineffabile Sergio Romano. La crisi evitata nasconde in realtà due crisi irrisolte. Siamo nel 94. Appunto, 19 anni fa. Accettando di cambiare il decreto Biondi sulla detenzione preventiva, il presidente del Consiglio, parliamo di Berlusconi, allora ha evitato lo scontro decisivo con i giudici e con i suoi alleati di governo. Ma le ragioni profonde del contrasto restano intatte, come possiamo vedere in questi giorni, dove avviene per la prima volta nel mondo nulla è cambiato. Che dei magistrati condannano con accuse infamanti un uomo politico semplicemente perché l'uomo politico ha fatto alcuni sgarri nei confronti di loro signori. Esatto. Esattamente. Indipendentemente dalla tenuta e dalla qualità morale del personaggio, che non se ne frega niente. Gli sgarri, diciamo il nome e cognome degli sgarri. Il nome e cognome sono gli accordi con Gheddafi e gli accordi con Putin contro la volontà dei petrolieri d'oltreoceano. Bravissimo, l'hai detto. Questo per essere chiari e non per raccontare balle che ci dico tuttora su Berlusconi. No, ma guarda, io voglio ricordare che la tecnica di instillazione dell'odio fu utilizzata anche nei confronti di Craxi. Sì, io stesso. Poco se lo ricordano. Sì, ma ci fu un momento in cui
il popolaccio schiumava rabbia nei confronti di Craxi, odiava Craxi così come oggi il popolaccio odia Berlusconi. Esatto, la tecnica è uguale. Perché all'epoca Craxi fu accusato di essere corrotto laddove tutti gli altri erano completamente corrotti, come disse Craxi stesso al Parlamento. Il 3 luglio del 92, lo disse, il 3 luglio, c'è anche in rete il discorso, molto significativo. Primo. Secondo, Berlusconi è stato portato ad essere odiato non potendolo accusare di essere corrotto, perché lui non lo era e non lo è, semmai lo sono sempre stati e lo sono gli altri. Berlusconi è stato portato a essere odiato perché hanno messo in giro questi suoi rapporti con le ragazzotte, eccetera, scatenando le ire, le invidie, le gelosie di vecchie baldracche, di vecchie donne che invecchiate senza cazzo, porco Giuda, avioprive, capito? In preda a crisi isteriche, capito? No, è vero, a loro sì e a me no. E la Boccassini, per esempio. A me non mi è mai capitato di incontrare un Berlusconi, per dire, no, aia, ma no, allora devi essere punito. Sto pensando a certi giudici delle donne, insomma, e non solo quelle. Sto pensando anche a Rosi Bindi, la Boccassini, corre appunto voce che sia una satanata incontenibile, capito? E così dicono. Vabbè. Un mio amico avvocato di Milano mi ha detto di peggio anche. Appunto. Molto peggio. Andiamo avanti. Avremo forse nei prossimi giorni nuove disposizioni sulla custodia cautelare. Voi vedete che qui il motivo del contendere è la custodia cautelare, è una idiozia rispetto a tutto il resto, così come oggi è appunto una condanna a Berlusconi per una evasione fiscale da 4 soldi, laddove una persona come De Benedetti la fa 100 volte tanto e nessuno dice niente, no? No, non solo, ma è anche responsabile della morte di tanti operai, perché lui è titolare di un'azienda che provoca la morte dei dipendenti, nessuno dice assolutamente nulla. Ma le due crisi insolute che Berlusconi ha spazzato sotto il tappeto non mancheranno di riemergere prima o dopo con maggiore virulenza. Con quale acutezza e acume politico questo uomo con 20 anni di anticipo ha detto tutto. Beh, insomma, Romano le cose le sa, solo che poi intanto fa anche il puttanone, ma le cose le sa, e come Romano. Anzi, Romano, posso dire una cosa: se dovesse scrivere la storia romana del Novecento, ma senza ricatti, Sergio Romano sarebbe il più grande revisionista in assoluto. Che dubbio, ne sono convintissimo anch'io. Perché di cose, lo dico perché il mio amico che va dal barbiere, che è amico di Romano, che stanno quasi vicino a Milano, sì. No? Perché lui abita a Piazza San Carlo, lui è una via lì vicino. E ha detto, Romano, da barbiere, ha detto così, che ha detto delle cose, ha detto, ma altro che foro sonno, altro che, cioè, ha detto che, sì, ma sì, sa sì, delle cose, però non le dice, perché per forza lo dice, perché viene pagato da loro, no, dai, su, vai. Natura. Andiamo avanti. Tralasciamo il decreto Biondi, quindi, e parliamo piuttosto di due fratture istituzionali che impediscono all'Italia di essere un paese normale. La prima è quella fra i giudici e l'esecutivo. Il proclama del pool di Milano, qui siamo all'origine di tutta la questione. Sì, certo. Il comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati e i comunicati di alcune procure configurano nell'insieme una sorta di rivolta istituzionale. Non tutti i magistrati si sono spinti sino a dichiarare, come i procuratori di Milano, che avrebbero rimesso l'incarico nelle mani dei loro superiori, ma tutti, anche se con atteggiamenti diversi, hanno lanciato al Paese uno stesso messaggio. Si considerano un potere e non possono ammettere che le regole del loro lavoro vengono modificate autonomamente dal potere politico. Non sono eletti dal popolo e non hanno altro crisma fuorché quello conferito da un concorso pubblico.
ma ritengono di poter invocare direttamente o indirettamente l'arbitrato della pubblica opinione. Bello. Fondano questa presunzione verosimilmente sul capitale di prestigio e popolarità che molti di essi, soprattutto i procuratori delle maggiori città, hanno accumulato combattendo alcune grandi piaghe nazionali, molte vere, altre presunte: la mafia, la corruzione ambientale, il complotto massonico, i servizi deviati, le stragi di Stato. Ora, se ci sono dei magistrati che fanno parte del complotto massonico, questi sono proprio i magistrati. Sono magistrati importantissimi che agiscono più o meno a tutti i livelli provinciali, come ampiamente documentato per alcuni settori in cui il complotto massonico ha raggiunto vette di criminalità assurda, e anche da un noto magistrato che non a caso è stato messo sotto il torchio, no, della magistratura, ma mi pare che ne sia uscito brillantemente. In molti casi sono stati chiamati in causa dall'indolenza, dall'incapacità o dalla complicità della classe politica. In altri hanno scelto bersagli e obiettivi che corrispondevano alle loro convinzioni e ai loro pregiudizi ideologici. Abbiamo quindi una vistosa anomalia costituzionale. Una magistratura che sceglie i reati contro cui combattere e concentra contro di essi le sue maggiori energie. Comprendiamo meglio quindi perché essa abbia così fortemente reagito contro il decreto Biondi. I magistrati non sono genericamente al servizio della giustizia e non attendono, come un qualsiasi funzionario, dietro il proprio sportello che la notizia del reato giunga sul loro tavolo. Hanno un impegno sociale, una strategia, un programma, e non possono essere indifferenti a un decreto legislativo che modifica i loro strumenti di lavoro. Più di così io non so cosa possiamo dire. No, è basta. Stato scritto nel 1994. È come se avesse scritto adesso, diciamo mezz'ora fa, via. E no, perché in effetti questi articoli di Vertone prima e Romano dopo, che abbiamo letto, dimostrano la staticità di questo paese che non si muove, è fermo, cioè è ricattato da se stesso, se vogliamo, da pesi contrapposti. Che... Esattamente, da se stesso. E da poteri, come ha sottolineato Vertone, che una volta che si sono costituiti, non avendo nessun impulso etico, nessun impulso nazionale, no, nazionalistico o quant'altro, no. Non demordono perché ritengono di poter comandare e fare i comodacci loro, sì, alle infatti. Spalle di un popolo bue. E infatti popolo bue è un popolo pecora. Ricordiamo peggio. Sempre ai nostri amici di acquistare il libro della nostra autrice di riferimento, Antonella Ricciardi, Homo Grex, uomo gregge. Ho capito. Che analizza perché e per come la razza umana sia in realtà una razza da gregge, peggio delle pecore. Purtroppo si fa strumentalizzare facilmente, come vediamo, quindi questo va detto, perché purtroppo è una verità. Esatto. Poi l'ultima punto, cosa, perché sì, qui dobbiamo parlare dei voltafaccia dei vigliacchi, e di come un atteggiamento che si è venuto a creare, e inopinatamente tra l'altro, perché si tratta di, come dire, di atteggiamenti che prima del 45 non c'erano. Cioè noi abbiamo avuto un passaggio in massa per ragioni di opportunismo individuale e politico verso le forme più livorose di antifascismo, intendendo l'antifascismo come struttura mentale o struttura politica, che non si era mai presentato in Italia. Certo, ma non dimentichiamoci che purtroppo la cosa più brutta che ci ha lasciato il fascismo, nel senso parliamo di una cosa veramente brutta, come diceva, è stato l'antifascismo mestierante oppure il servizio permanente effettivo, che è stata la vera tragedia
dell'Italia, esatto, che è scomparsa come anima, come nazione, come spirito, sta scomparendo, esatto, proprio al laborio degli antifascisti che purtroppo, e lo disse anche Montanelli, qui devo dargliene atto, per il fascismo purtroppo ha prodotto perché insomma sappiamo perché. Questo prodotto. Allora leggiamo quest'ultima cosa, sì, che è veramente di un grande interesse, cioè è stato finalmente trovato, perché era stato completamente distrutto e nascosto, sì, il catalogo Einaudi 1935, dove c'erano tutta una serie di titoli ovviamente fascisti, non doveva figurare. Immaginate. L'editore Einaudi doveva essere la quintessenza dell'antifascismo. Sì, infatti lui è andato così. Quindi, no, ma la beffa, nel 1935 c'erano di libri, diciamo, di fascisti. No, scusami, ma la beffa dell'editore antifascista Einaudi è stato che ha levato in sé un certo Reggio Felice, che poi gliel'ha messo in quel posto, diciamo, no? Perché poi di qui c'è fatto lo storico, quindi questa è stata la bella cosa, no? Ecco. Capita sempre, capita sempre. Ma comunque, ad esempio, Einaudi invece, Luigi, Presidente della Repubblica, si è levato un sassolino dalla scarpa, mm-hmm, costringendo Giovannino Guareschi per dignità andare in galera, che è stato poi la fine del Candido, perché è un anno in galera a Parma di Guareschi. Grida ancora vendetta la vicenda di Guareschi, grida certo, ancora vendetta. Esattamente. Ma veramente fortemente, allora, vendetta. Allora leggiamo questo qui, perché questo poi è la, fare quanto è bello, la copertina di questo catalogo, dove si vede chiaramente, lo si vede chiaramente che l'hanno ritrovato, la geopolitica dell'Africa italiana, no? Che bello, che allora, bello. Leggiamo questa piccolissima, sì, e poi pezzo di cronaca, perché ai nostri amici può interessare. Certo. Allora, la recente fatica di Laura Novati, Giovanni e Vanni Scheiwiller editori, catalogo storico 1925-1999, edizioni Unicopli, pagina 646, euro 35, del quale ha parlato su queste pagine Giorgio Lucini, dimostra quanta strada sia stata percorsa dagli ultimi 50 anni nella redazione di un catalogo storico effettivamente utile alla posterità. Tra gli ingredienti base di questa alquanto elaborata ricetta ci sono innanzitutto i cataloghi periodici, compresi i bollettini di informazione bibliografica, un genere di stampato prezioso ed effimero, solo da poco considerato degno di essere conservato con sistematicità. E infatti io ce li ho, io non so quanti ne tengo qua, poi non so per quale ragione, ma comunque vedo che anche in questo caso i bibliofili cominciano a prendere in considerazione. Non c'è da stupirsi quindi se, di fronte al mare oceano del pubblicato, di qualche edizione magari si possa perdere la memoria. Un caso emblematico è quello del catalogo Edizioni Einaudi autunno 1935, sedicesimo dell'era fascista, dove però i motivi dell'oblio sembrano stare altrove. Era il tredicesimo era fascista, non sedicesimo. Sedicesimo. Eh no, dal 22 al 35 non può essere 16. Ah, dal 22 hai ragione, sì, dal 22 al 35 è 13. Appunto, 13. Sì, 13. Sì. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera dell'11 maggio 1998, dal titolo Einaudi, il giallo dei libri scomparsi, ricordando l'omissione dai cataloghi storici ufficiali di alcuni titoli fascisti, periodicamente riemersi nel dopoguerra sul mercato dell'antiquariato, Vittorio Messori riferiva che tra i collezionisti si sussurrava addirittura di un catalogo parallelo, tanto rimosso quanto imbarazzante. Quindi si tratta anche di questi qui che per nascondere il vero catalogo se ne sono inventati un altro, imparando da questo punto di vista dal sistema bolscevico, dove per mascherare le cose ristampavano
la Pravda, ristampavano la Svezia. Sì, sì, ma è come uguale. Se non fosse mai esistito. No, soprattutto quando espulsero da alcune fotografie Trotsky e i trotskisti, no? Fotograficamente. Ma hanno fatto così anche per altri, anche per alcuni generali, per alcuni intellettuali, Dico, la tattica delle Naudi purtroppo è figlia del bolscevismo. Da chi hanno imparato? Da chi hanno imparato? Da un signore. Sì, chiedendo per un signori. Com'è che in certi affreschi delle chiese compaiono sempre certe persone e non altre? Basta guardare il quadro di Leonardo da Vinci, il Cenacolo di Milano, per capire che ci manca qualcuno lì in mezzo. Manca qualcuno lì in mezzo, perché manca qualcuno molto ma molto importante. Altro che se manca, infatti. determinante. Sì, infatti. No, sto dicendo, in effetti qui fa capire proprio il danno alla vicenda del catalogo del mancante di Einaudi, che è scomparso tra virgolette, mancante, questa è l'ennesima dimostrazione dei danni che l'antifascismo ha fatto e sta ancora facendo all'Italia, proprio nel senso che in altri paesi una cosa del genere non sarebbe stata permessa. Non sarebbe stata presa nemmeno in considerazione. No, infatti. Cioè questa cupidigia di servilismo, no? No, ma qui siamo in idiozia totale. Come è stato denunciato qui da Vertone, questa piccolezza cretina, adesso in guatto, ma chi te se fila, cretino? Ma chi te se piglia in considerazione? Idiota, stronzo. È vero, niente. Andiamo avanti, che è ancora più bello. Vai. Non erano esagerazioni né leggende metropolitane, come Messori allora ipotizzava. E qui ci mette dentro l'ultracattolico, il quale ci mette pure lo zampino per conto suo, giustifica. Da tempo sapevo dell'esistenza di questa assoluta rarità bibliografica, mai citata dall'editore né da alcuna altra fonte, ma senza avere avuto mai l'occasione di vederlo neppure in fotocopia. Il mistero finalmente è stato svelato grazie agli amici della libreria antiquaria Pontremoli, che ne hanno riportato alla luce un esemplare. I grandi pontremolesi. Bene. Per fortuna, contenuti e data di pubblicazione, le 32 pagine in sedicesimo del catalogo illustrato, stampato a Torino dai fratelli Pozzo con inchiostro color seppia su carta povera, andrebbero lette alla luce della drammatica catena di eventi, provocati dalle delazioni dello scrittore Piti Grilli al secolo Dino Segre e in codice dell'Ovra, agente fiduciario numero 373, aventi nel mirino il gruppo torinese di Giustizia e Libertà, con la conseguenza di lasciare acefala per molti mesi la casa editrice. Porca miseria. Ora, qui il punto è essenziale. Allora, Giustizia e Libertà, movimento apertamente antifascista. Certo. Per la sostanza, Giustizia e Libertà, antifascista. Poi capiremo perché. Fu denunciata dal grandissimo scrittore Piti Grilli, che io prendo sempre come riferimento perché è stato veramente un grande, Dino Segre, che era un informatore dell'Ovra, tra i tantissimi informatori che c'erano. All'epoca però, siccome... Tu guarda un po', tutti loro signori questi informatori, Dino Segre, Piti Grilli, non è antifascista questo qua? Di Dino Segre. No, aspetta, Piti Grilli è il soprannome di Dino Segre. Sì, però mi sembrava. No, ma c'è anche un altro ancora, scusa, hai ragione. No, questo è vero. Ce ne stanno tanti, ma insomma. Ma anche di loro signori. Ma mi domando, ma non erano. Sì. Cioè, guarda qui, dico, loro facevano delazione. No, nel 35, le leggi ancora non c'erano. E infatti, non c'erano. Comunque, Piti Grilli non aveva questo problema perché non era figlio di donna ebrea, ma era figlio di genitore ebreo. Padre, per gli ebrei non figura. Per la legge mosaica vale la madre, non il padre. Cioè, se tua madre è ebrea, tu sei ebrea, se no,
Esatto, infatti, siccome la madre non era ebreo, è ebreo il padre, lui per gli ebrei non era ebreo. No, per gli ebrei no. È importante. Allora, siccome però era una persona solitamente informata, che era anche un notissimo scrittore, vendeva libri a centinaia di migliaia di copie, uno degli scrittori più letti, io lo ricorderò sempre, di un'acutezza, di un'intelligenza incredibile, io lo cito quando mi capita, lo cito sempre, e lo cito anche perché nel dopoguerra, lui ovviamente per ragioni politiche era trasmigrato in Argentina, e lui scriveva un articolo, questo articolo veniva pubblicato inesorabilmente in ogni paese, nelle più importanti e interessanti riviste di ogni paese. Hai capito? Io, Pitigri, in lingua di quel paese, quindi il primo caso, che poi io non so che ci sia stato qualcun altro che a tutt'oggi sia, come scrive un articolo, sia tradotto immediatamente in tutto il mondo, e lui scriveva questi articoli, io lo ricorderò perché bisogna dirle queste cose, questo spaccato di storia nazionale. I suoi articoli venivano pubblicati su una rivista settimanale che si chiamava La Tribuna Illustrata. Ed era praticamente dello stesso formato e con lo stesso stile, con gli stessi disegni di un altro disegnatore, della Domenica del Corriere. Era l'alternativa della Domenica del Corriere. Ho capito. Allora, nella pagina centrale c'era un articolo, che poi era una storiella di carattere molto moralmente molto impegnata, di Pitigrilli, e dall'altra parte del foglione c'era un articolo di tale Tommaso Palamidessi, noto occultissimo, notissimo, notissimo occultista, capito? Quindi io mi leggevo sempre La Tribuna Illustrata, dove tiravo fuori l'infa per le mie conoscenze e per il mio pensiero. Bello. Allora, questo Pitigrilli aveva denunciato queste persone, e ti dico chi aveva denunciato, che erano poi tutta quella crema dell'antifascismo, così dire, militante, dei vari intellettuali, così come dopo tutti questi intellettuali, ancorché di Giustizia e Libertà, sarebbero stati tutti captati, no? E inseriti in quel progetto falsamente gramsciano, perché Gramsci parlava di egemonia culturale, questi soltanto intellettoluculi da quattro soldi, che poi sarebbero stati, come dicevo, ingabbiati in questo progetto per puramente poi fallito, per incapacità del progetto stesso, non perché Gramsci non fosse un grande intellettuale. Gramsci parlava di egemonia vera, non di pseudo-egemonia, da dove il Partito Comunista garantiva a quelli che venivano da lui e si iscrivevano, intellettuali o pseudo-intellettuali, un posticino e uno stipendiuccio. Ma questa non è egemonia intellettuale, perché all'epoca di tutti quegli intellettuali lì ci sono stati in sostanza pochissimi poi che sono emersi. Uno è stato Pier Paolo Pasolini, che tutto era, ancorché si autodefiniva comunista, che tutto era fuorché comunista. Infatti è vero. E su questo dovrei essere tutti d'accordo con me. Ma io direi che Pasolini è un grande pittore. Un altro è stato un grande pittore, che è stato Guttuso, che tutto era fuorché comunista, perché Guttuso nasce col fascismo e si sviluppa col fascismo. Esattamente. Non credo che possa essere annoverato. Ma no. Poi come gli intellettuali purtroppo, vedi, sono per indole portati a vendersi, purtroppo. Questo purtroppo è così, perché devono scrivere da fare, quindi se ne frega. Allora è inutile, ma guarda, il caso Sergio Romano, per dirtene uno, ma se tu lo segui nei suoi scritti vari che ha fatto, tu capisci che quest'uomo è super preparato, però sa fare anche il gran filo della mignotta. E certo, eccolo qui. Ma lo fa ma lo fa con classe, con un articolo del 94. Esattamente. Allora, per concludere. Chiudi, perché ormai siamo sull'ora. Sì. Dobbiamo concludere. Allora, agente fiduciario numero 373, aventi nel mirino il gruppo torinese di Giustizia e Libertà, con la conseguenza di lasciare acefala
per molti mesi la casa editrice, perché erano questi intellettuali, erano poi intellettuali che anche in un secondo tempo, nel dopoguerra, e secondo dopoguerra, avrebbero rappresentato anche la cosiddetta intellettualità arida, però un'intellettualità arida. Sì, sì. Conseguente alla sciare per le mani del caso di prima ci fu l'arresto e la condanna a 3 anni di carcere, poi condonati a 2, di Leone Ginsburg, marzo 1934. È inutile che dicessero che era dovuto alle leggi razziali, perché le leggi razziali all'epoca non c'erano. Neanche. Ma non c'erano. Ma che sono state anche conseguenza, però. Come ha dimostrato. Sono state anche conseguenza di queste cose. Esatto, infatti, come ha dimostrato Alberto Mariantoni nel suo saggio in difesa della razza, perché bisogna essere chiari qua, non leggi razziali. Legge di difesa della razza, che non è proprio, è un po' diverso, ecco. Esattamente. Poi la chiusura d'autorità delle riviste La Riforma Sociale, diretta da Luigi Einaudi, quello che poi sarebbe diventato Presidente della Repubblica, e La Cultura, quella con il famoso Struzzo, e lì nasce lo Struzzo delle edizioni Einaudi, Gioviano, lo Struzzo Gioviano, scelto da Mario Prats, da poco portato in dono al giovane editore da Raffaele Mattioli. Dono al giovane editore da Raffaele Mattioli. Secondo la cinica quanto efficace descrizione di Pitigrilli, in un rapporto all'Ovra del 1934, La Cultura era ben presto diventata l'ago magnetico sul quale si raduna tutta la libatura di ferro dell'antifascismo culturale torinese. Quindi scattò la retata del 15 maggio 1935, che portò in Siberia, no, nel carcere duro, no, semplicemente una vacanza a Lipari. Invece me mamma va in vacanza a Lipari, qui in Lucania. Abbiamo imparato la lezione in ogni caso. Invece io sono qui in vacanza in Lucania, vedi? Queste storie erano a Lipari, appunto. Appunto. Il direttore della rivista Cesare Pavese, grande scrittore ma uomo arido, grandissimo scrittore ma uomo veramente arido, grandissimo traduttore, ma talmente arido che, poverino, io capisco perfettamente quando si è suicidato proprio per mancanza di voglia di vivere. Basta leggere i suoi romanzi, ho letti tutti, perché è stato veramente un grande scrittore, però un grande scrittore della depressione, era costantemente depresso sto qua. Questo purtroppo era, le vicende personali erano molto complesse, questo va detto anche. Allora, colpendo gran parte dell'entourage einaudiano, Carlo Levi, Foà, Mila, Bobbio, eccetera, con la breve vacanza involontaria a Regina Coeli dello stesso Giulio Einaudi. Nell'estate del 1935 i rapporti col regime correvano dunque sul filo di un rasoio. Lo stesso senatore Luigi Einaudi, cui era stato offerto di continuare a pubblicare La Riforma Sociale, gli avevano offerto di continuare a pubblicarla. Vedi un po' se oggi in questo sistema di repressione veramente di carattere ecclesiastico che c'è nei confronti degli veri o presunti oppositori del sistema, una volta che ti bloccano una rivista te la fanno ripubblicare. Qui è stato offerto di provare La Riforma Sociale, e a patto che l'editore non fosse il figlio, preferì aggirare l'ostacolo fondandone poco dopo, sempre nel 1936, una nuova, La Rivista di Storia Economica, titolo dove non c'era più traccia del pericoloso attributo di sociale. Hai capito. E con questo io direi che per oggi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Esatto. L'ultima cosa però va detta.
Ecco qua. Emergenza Siria. Beh sì, è un'emergenza Siria, sì, vediamo un po'. Queste sono le benemerenze del 2 milioni di persone hanno sotto la Siria. Liberale. 1 milione e 400 milioni sono rifugiati in Iraq, Giordania e Libano. Eh sì, questa è la benemerenza, è il merito del nuovo ordine mondiale. Che fa queste cose del qua. Il nuovo ordine mondiale basato sulla liberal democrazia. Appunto. Delle mie palle, devo dire anche, se questa è la democrazia, non so io cosa massima stava, se l'ho aperto. Ma noi, sai, te lo ripeto, qui noi parliamo anche per immagini. Infatti, sono io il flauto, questo anche bello, beh, insomma, significativo, molto significativo, che quel certo. Senti, appunto. Allora facciamo un saluto a Sor Consuelo, che ci ha scritto, a tutti, sì. Tutte le sue consorelle in Spagna e in Italia. Sì. E niente, quindi anche stasera abbiamo stato fuori del buona suerte! Buona suerte, buona tarde, buona noches, tu che vuoi tu. Anche se abbiamo tratto fuori dei pezzi grossi e veramente importanti. Spagna. Allora ci sentiamo, arriva ciao carissimo. Ciao, a presto, ciao. A domani. A domani, ciao. Ciao.